Musica e gusto si incroceranno questa domenica 14 luglio a Coglio, in Alta Valtrompia, per una giornata DOP dedicata al formaggio nostrano. L'iniziativa si svolgerà nella centrale Piazza Zanardelli per la prima edizione, che è nata per promuovere e far conoscere meglio il prodotto nell'ambito di un progetto sui beni culturali immateriali. Coglio è orgogliosissimo di ospitare questa manifestazione che è caratteristica proprio del nostro paese, quindi della montagna. La manifestazione riguarda la celebrazione di un formaggio della nostra zona, quindi anche di Coglio, che ha ricevuto il marchio DOP, un marchio importantissimo, uno dei pochi prodotti ad averlo in provincia di Brescia, quindi questo ci rende fieri e veramente orgogliosi. La giornata di domenica è fondamentale anche perché è la giornata iniziale delle nostre manifestazioni estive. Quindi l'invito è di recarvi tutti a Coglio, non solo, ma soprattutto domenica per questa fantastica giornata. Partenza quindi alle 16 al bar Michela per la prima officina del gusto con gli assaggiatori del formaggio. Poi alle 18 alla trattoria Tamì per la seconda prova, gustando piatti a base di nostrano e per chiudere alle 20 il concerto dei Malghesetti. Nell'intervallo il pubblico giocherà a indovinare l'età dei latticini. La comunità montana è proprio lieta di aver partecipato anche a questa organizzazione di questa festa, proprio per mettere in risalto il DOP, che è l'unico formaggio che veramente è tra i migliori che abbiamo proprio noi, proprio anche per valorizzare appunto la Valtrompia con questo formaggio che veramente ha bisogno proprio di essere conosciuto fra tutti noi, perché anche tanta gente non sa che anche noi abbiamo questa ricchezza nella valle proprio da far conoscere a tutta la nostra gente. Il nostrano è l'unico prodotto caseario della provincia che ha ricevuto l'anno scorso, dopo 10 anni di lavoro, la denominazione di origine protetta, ma la crisi e il mercato globale rischiano di lasciare in disparte i piccoli allevatori. Dobbiamo pensare che l'allevatore che abita in montagna, prima cosa, ha dei costi molto più elevati che uno che lavora in pianura. Quindi delle grosse difficoltà, produce questo prodotto, che è veramente un prodotto valido, che però ha anche un prezzo un po' più sostenuto da quello che è la produzione della bassa pianura. Quindi dobbiamo andare sul mercato con un prezzo un po' leggermente superiore a tutti i prodotti che ci sono in giro. Garantiamo comunque una qualità vera, tanto è vero che col DOP diamo certezza sicura di una filiera di certificazione, quindi arriva. Con questo speriamo che le difficoltà che oggi incontra il formaggio nostrano, che arriva sui banchi di vendita, incomincia a essere più appetito.